Cassa Savoia è una scuola di tradizione antichissima che risale nel 1879 e ad oggi il Savoia vanta ben 6 indirizzi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Industriale e il Liceo delle Scienze Applicate, il Liceo Scientifico con l'opzione Scienze Applicate. La nostra didattica è una didattica fortemente innovativa e orientativa. Tantissimi sono i percorsi di PCTO nell'ambito dell'istituto che abbracciano tutti gli indirizzi e ben 10 sono i progetti Erasmus attivati in questa scuola negli ultimi 4-5 anni. Ci troviamo qui nel laboratorio di fisica dove appunto noi ragazzi ci prepariamo sia a livello pratico sia a livello teorico per affrontare poi i nostri studi futuri. Qui osserveremo prima degli esperimenti di ottica, quindi l'effetto della riflessione totale e l'effetto della rifrazione, e poi anche un esperimento molto divertente di elettromagnetismo. Questo è un fascio di luce laser che si va a inserire nella fibra ottica e quindi ci mostra il fenomeno della riflessione totale. Attivando il generatore vediamo come la formazione di un campo elettrico vada a sviluppare anche un campo magnetico indotto. Con la piramide di Pepper osserviamo come, grazie al concetto di fuoco e di riflessione, possiamo andare a creare un ologramma. We are here to build our future. Ci troviamo nel laboratorio di navigazione aerea dell'Istituto Luigi di Savoia di Chieti. Questo è appunto, possiamo osservare un simulatore nel quale prende un ragazzo impiegato nell'attività della conduzione del mezzo che noi utilizziamo per simulare la comunicazione bordo-terra tra aereo e torre di controllo. Questo indirizzo è orientato alla formazione dei futuri controllori di volo o eventualmente a tutto il personale che si occupa di supportare l'attività del volo dei piloti che conducono un aereo mobile. Questo è un laboratorio di elettronica e dell'elettrotecnica dove si fanno le varie prove pratiche e dove viene preparato ogni alunno agli sbocchi, in modo professionale, agli sbocchi lavorativi. Questo qui è uno dei tanti pannelli che noi usiamo per fare le prove pratiche, appunto, dove poi veniamo valutati. Siamo in uno dei laboratori di informatica qui all'Istituto Superiore del Savoia. Abbiamo anche a disposizione questo mezzo, quindi si chiama ZSpace. È un'applicazione che rende qualsiasi materiale virtuale, trasformato in 3D, anche molto utile per per l'industria 4.0, quindi anche per l'alternanza scuola-lavoro. Questo è il laboratorio di analisi chimica quantitativa, si fanno analisi merceologiche generalmente, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dell'olio e l'analisi del vino. Classifichiamo l'olio a seconda della sua composizione. Nell'altro laboratorio facciamo altre analisi quantitative e poi abbiamo un altro laboratorio di fronte che è il laboratorio di chimica organica dove si fanno le sintesi organiche. Inoltre abbiamo un laboratorio del terzo anno dove facciamo analisi quali e quantitativa. In più abbiamo una sede dove ci sono strumenti abbastanza sofisticati. Qui abbiamo un gas cromatografo dove possiamo fare l'analisi di tutte le sostanze organiche. Qui vediamo per esempio l'analisi degli acidi grassi in un olio d'oliva. Mentre da quest'altra parte abbiamo uno spettrofotometro ad emissione di fiamma al plasma dove possiamo fare l'analisi dei metalli. Qui per esempio stiamo vedendo lo zinco nei capelli, stiamo ottimizzando la metodica. In questa scuola il Dipartimento di Chimica ha sempre occupato
una parte importante, tant'è vero che noi abbiamo vinto spesso i giochi della chimica a livello nazionale, c'è stato qualcuno che addirittura è arrivato terzo a livello mondiale.